Benvenuti nel laboratorio cucina dell'OIA Lombardia di Saronno. Siamo in compagnia degli allievi del secondo anno Aiuto Cuochi. Oggi prepareremo degli gnocchi di patate ripieni con mozzarella e ricotta e li serviremo con una salsa di pomodoro alla pizzaiola. Per l'impasto degli gnocchi servono 400 g di patate, 200 g di farina 00, sale, pepe e noce moscata. Per il ripieno 150 g di mozzarella vaccina e 150 g di ricotta fresca. Allora, iniziamo con preparare l'impasto degli gnocchi. Schiacciamo le patate. E una cosa che mi preme dire è la cottura delle patate. La cottura delle patate sarebbe meglio farla in forno, quindi io avvolgo le patate con dell'alluminio e cuocio queste patate in forno a 180 gradi per 40 minuti. Questo permette di non far entrare dell'acqua all'interno della patata, di conseguenza poi avrò uno gnocco perfetto, quindi senza troppa umidità. In alternativa posso cuocere le patate a vapore. Nel caso in cui non volete fare questi due procedimenti di cottura, potete anche decidere di cuocere nella maniera classica, quindi partendo da acqua fredda, facendole bollire, portare a cottura, però stando attenti a non bucare le patate mentre cuociono, perché questo giustamente farà entrare dell'acqua all'interno. È importante poi distribuire le patate, che dovranno essere a temperatura tiepida, bene sul banco, in modo da anche qua favorire un'eventuale evaporazione dell'acqua residua. Schiacciate le patate, andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti: la farina, il sale, il pepe e la noce moscata. Andiamo ad impastare il tutto molto velocemente, fase importantissima per gli gnocchi, perché se io vado a lavorare troppo l'impasto tende a scaldarsi e quindi a diventare colloso. Se la cottura delle patate è avvenuta in modo corretto, non sarà necessario aggiungere farina. Quindi è importante non aggiungere farina in più, perché questo renderebbe lo gnocco di patate gommoso. Adesso mettiamo l'impasto da parte e prepariamo il ripieno. Mettere la mozzarella a cubetti in una boule. Aggiungere adesso la ricotta. Del sale e del pepe. Mischiare il tutto. In questa ciotola abbiamo la mozzarella, la ricotta, il sale e il pepe, quindi l'impasto, cioè il ripieno da mettere negli gnocchi, quindi passiamo alla fase successiva. Andiamo a stendere l'impasto degli gnocchi con un mattarello, infarinando sempre il piano di lavoro e anche l'impasto per evitare un eventuale problema, e potrebbe essere quello che tenderà ad attaccarsi sul piano. Stendiamo l'impasto di uno spessore di circa 3 mm. Andiamo poi con un coppa pasta, un dischetto,
a formare i nostri gnocchi. A casa potete utilizzare un bicchiere per se non avete il ring da cucina. Mentre stiamo preparando gli gnocchi, spieghiamo come abbiamo preparato la salsa. Una salsa alla pizzaiola preparata con dell'olio e uno spicchio d'aglio. Abbiamo aggiunto della passata di pomodoro, delle olive nere, dei capperi e dell'origano. L'idea è di richiamare la pizza, quindi nell'impasto della ricotta e della mozzarella e come esterno, quindi la salsa da pizza. Fate cuocere per un 15 minuti a fuoco basso e salate a piacere. Coppati gli gnocchi, li separiamo dall'impasto in eccesso e andiamo poi ad aggiungere al centro di ogni dischetto del ripieno. Utilizziamo dell'uovo per da pennellare sul bordo degli gnocchi così da facilitare la chiusura. Chiudiamo gli gnocchi a mezzaluna. Con i rebbi di una forchetta facciamo una leggera pressione sulla superficie esterna in modo da garantire una chiusura corretta. Immergiamo gli gnocchi in acqua bollente leggermente salata e aspettiamo che questi salgono in superficie. Importante durante la cottura di muovere l'acqua nella pentola e non gli gnocchi, perché potrebbe succedere che qualche gnocco poi si rompe. Stanno salendo alla superficie, li passiamo utilizzando una schiumarola nella padella con la salsa. Li lasciamo andare qualche minuto in padella, cercando di distribuire la salsa su tutta la superficie degli gnocchi. Un'altra alternativa potrebbe essere quella di trasferirli in una pirofila e cuocerli in forno con del formaggio e farli poi gratinare. Andiamo adesso ad impiattare i nostri gnocchi . Completiamo il piatto con delle scaglie di grana. E buon appetito!